Dunque, Mosaico Più si presenta a Cersaie con diverse novità, in accordo con appunto quelle che sono le tendenze nel settore del mosaico, di cercare prodotti nuovi che vadano al di là del mosaico tradizionale, in vetro, pasta di vetro, articolato in diversi colori, che è un prodotto che è sempre contemporaneo e attuale, ma è ormai acquisito. La nostra ricerca è sfociata per questo Cersaie principalmente su tre risultati. Primo fra tutti, questa tessera che si vedete alle mie spalle, che è frutto di una collaborazione avviata qualche mese fa con Giugiaro Design. Abbiamo cercato di imprimere al mosaico un'evoluzione che non sia solo un nuovo decoro firmato da un designer o un pattern composto di colori, ma proprio un elemento nuovo, cioè la tridimensionalità della tessera. Giugiaro è noto certamente per la sua impronta legata all'auto, all'industrial design, alla tecnologia, e infatti queste sue caratteristiche si rispecchiano chiaramente ed evidentemente in questa tessera, che viene realizzata sia in resina che in vetro sinterizzato e che viene presentato in pochi colori molto attinenti a quella che è l'immagine, a quella che è la storia di Giugiaro, in cui il riflesso di luce, grazie alla superficie mossa della tessera, crea la decorazione, l'effetto, diciamo, attraente di una parete rivestita con questo prodotto. Abbiamo realizzato una tessera che abbiamo chiamato Pulsar e una che abbiamo chiamato Nova. Pulsar richiama all'origine, lo studio è partito dall'aspetto della fibra di carbonio, materiale tipico delle realizzazioni di Giugiaro, mentre Nova riprende la tradizione della tessera quadrata del mosaico, facendola evolvere, ripeto, con pochi accenti di colore ma molti riflessi di luce su una superficie tridimensionale.